Un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono da tante parti diverse del mondo. Abbiamo raggiunto i 196 paesi con tutte le comunità italiane all'estero che seguono le nostre trasmissioni per conoscere le tradizioni ma anche il progresso che ultimamente sta prendendo piede. E siamo appunto in un paese veramente incantevole che incarna la tradizione e il progresso contemporaneamente, e siamo con l'assessore alla cultura, quindi per noi è un onore, eccola qui con noi. Buongiorno, l'onore è nostro avervi qua. Sì, io sono l'assessore alla cultura del comune d'Alto Monte e siamo fortunati a vivere in un paese così bello, così solare, così antico, dove tutto ci parla delle nostre origini, ma si apre al mondo, quindi questo diciamo è crocevia di incontro di culture, di popoli, e abbiamo moltissime esperienze, queste grazie anche a ciò che il passato ci ha regalato, grazie a persone lungimiranti come il sindaco di tanto tempo fa, l'onorevole Costantino Belluscio, la tradizione che ha lasciato, le persone che ha formato, il nostro sindaco attuale Gian Piero Coppola, che per noi è un punto di riferimento forte e importante e che ci appoggia e ci sostiene in tutte le iniziative che noi vogliamo fare. Che dire, Alto Monte ha colto la sfida della cultura, tant'è che quest'anno le manifestazioni culturali prenderanno come tema "Non fermiamo la cultura". La cultura è la grande bellezza che salverà il mondo, non mi stanco mai di dirlo, ma è quello poi che è cibo per la nostra mente, per il nostro futuro e noi la respiriamo ad Alto Monte, la bellezza, la cultura, lo stare insieme. La cultura quindi diventa umanità, diventa progresso sociale, progresso economico, è un trampolino di lancio ed è vivere anche in mezzo a tutto questo splendore, e per noi ci fa stare bene anche psicologicamente. Cerchiamo di cogliere queste sfide per coniugarlo poi con sviluppo economico e soprattutto con i nostri giovani, i nostri ragazzi, che devono partire proprio da questo per cercare di non andare più fuori, di vivere i nostri tesori, e se magari vanno fuori, parlo anche da mamma, ritornare per portare dietro delle esperienze belle da condividere e da ottimizzare qui tra noi. Bravissima davvero, come professionista, quindi in ambito politico, ma soprattutto come mamma, perché è il cuore che parla e la tradizione stessa che guida, quindi complimenti per tutto quello che fate. Poi oggi è venuta con questo abito in stile Kandinsky, bellissimo, per rimanere in tema d'arte e cultura. È vero. Ieri abbiamo presentato questo film meraviglioso, di una eleganza e sensibilità veramente non indifferenti, questo amore puro che va oltre ogni confine, che va ogni forma, no? Un amore vero. E poi realizzato qui, in un luogo simbolo della tradizione, quindi è veramente questo progresso che apre oltre ogni cosa. Sì, anche per noi è stata una grande sorpresa, bella sorpresa, quelle cose che pare che in cui non credi, ti sembrano un po' delle utopie, ma Alto Monte è il paese delle utopie euro-mediterraneo, dove tutto è possibile, ce l'ha insegnato già a suo tempo con la città del sole Tommaso Campanella. Forse abbiamo qualcosa dentro di questi grandi del passato, e poi comunque ringraziamo la casa cinematografica e il signor Sacca, perché davvero per noi è stato un regalo enorme, grande, per i nostri giovani un'apertura verso il cinema, il mondo, un mondo inesplorato, un mondo, quei mondi che a noi sembrano lontani ma che in realtà poi qui abbiamo tanto da offrire, che apprezzano. Questa è stata la cosa più bella, il sentirsi a casa, il sentirsi bene, sereni, rilassati nel nostro piccolo borgo.